Salve, benvenuti a questo nuovo episodio. Nuovo episodio che ho deciso di fare un giorno fisso alla settimana, così come ho deciso di fare con lunedì potete gustare l'audiolibro e podcast su Cesare Pavese, sulla Luna e Falò di Cesare Pavese. Ogni martedì sul mio blog uscirà una nuova puntata del romanzo a puntate. Scusate, il gioco di parole del Piromane in ferie, che è il romanzo di punta, quello da cui è nata, diciamo, l'idea dello scrittore volante. Ogni mercoledì, oggi, potete gustare un nuovo episodio di lettura del Guardiano degli Innocenti di Witcher, e ogni venerdì, per ora, farò un appuntamento fisso parlando di pop con un weekly rap, sempre qui su questo podcast. Dunque, ho deciso di cominciare a fare episodi fissi. Spero che vi possiate intrattenere e possiate avere piacere nel sentirlo. Prima di cominciare, di continuare anzi, vi invito anche a seguirmi su tutti i social, a seguire il mio blog, a seguire questo podcast, a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi soprattutto su Instagram, in cui ormai ho la maggioranza di iscritti, di diciamo di followers, e di leggere le poesie e tutto il resto. Dunque, eccoci qua. Siamo pronti alla nuova puntata in cui leggerò Il Guardiano degli Innocenti. Oggi verrà letto il terzo capitolo. Siamo pronti? Ed eccoci al terzo capitolo, amici. Spero che voi possiate godere questa roba esattamente come, diciamo, lo faccio io nel portarvela. Foltest era snello e aveva un viso bello, troppo bello. Non aveva ancora 40 anni, stimò lo strigo. Era seduto su un nano scolpito in legno nero, con le gambe allungate verso il camino davanti al quale si scaldavano due cani. Accanto a lui, su una cassapanca, sedeva un uomo anziano, dalla barba lunga e di costituzione robusta. Alle spalle del re stava ritto un altro uomo, riccamente vestito, il viso dell'espressione fiera, un nobile. Uno strigo di Rivia, disse il re. Dopo il breve silenzio calato alla fine del discorso introduttivo di Velerad. Sì, sire. Geralt chinò la testa. Per quale motivo ti sei imbiancato così? Per gli incantesimi? Vedo che non sei vecchio. Bene, bene. È uno scherzo. Non dire niente. Hai qualche esperienza, oso supporre? Sì, sire. Le ascolterei volentieri. Geralt si inchinò ancora di più. Eppure sapete bene, sire, che il nostro codice ci vieta di parlare di ciò che facciamo. Un codice comodo, signor Strigo. Molto comodo. Ma insomma, senza entrare nei dettagli, hai avuto a che fare con Borovic? Sì. Con vampiri, anche con lesni? Anche. Foltest esitò. E con strigi? Geralt sollevò la testa e fissò il re negli occhi. Anche. Foltest distolse lo sguardo. Velerad! Vi ascolto, sire. Lo hai messo al corrente dei particolari? Sì, sire. Sostiene che sia possibile spezzare l'incantesimo. Questo lo so da un pezzo, ma in che modo, signor Strigo? Ah, giusto, dimenticavo, il codice. Bene, solo una piccola osservazione. Qui da me sono già venuti alcuni vostri colleghi. Velerad, gliel'hai detto? Bene. Dunque so che la vostra specialità è più uccidere che non sciogliere incantesimi. Beh, è escluso.
se a mia figlia cadrà un solo capello alla testa, metterai la tua sul ceppo. Questo è quanto. Ostrit, e voi, signor Segerin, rimanete. Gli fornirete tutte le informazioni che vuole. Fanno sempre tante domande gli streghi. Dategli da mangiare e un alloggio al castello. Che non gironzoli per bettole. Il re si alzò, fischiò ai cani e si avviò verso la porta, smuovendo la paglia che ricopriva il pavimento. Sulla soglia si girò. Se riesci, strigo, il premio è tuo. E magari, se farai un bel lavoro, aggiungerò qualcos'altro. Naturalmente, le frottole che circolano tra la plebaglia sulle nozze con la principessa non contengono una sola parola di verità. Non crederai forse che darei mia figlia in sposa a un vagabondo qualunque? No, sire, non lo credo. Bene, questo dimostra che hai un po' di sale in zucca. Foltest uscì, chiudendosi la porta alle spalle. Velerad, dei nobili che fino a quel momento erano rimasti in piedi, si sedettero subito al tavolo. Il borgomastro vuotò la coppa del re, ancora mezza piena. Lanciò un'occhiata alla brocca e imprecò. Ostrit, che aveva occupato la poltrona di Foltest, guardava Ostrigo da sotto in su, accarezzando i braccioli scolpiti. Segelin, il barbuto, fece un cenno a Geralt. Siedi, signor Strigo, siedi. Ti sarà subito portata la cena. Di cosa desideri parlare? Il borgomastro Velerad deve averti già messo al corrente di tutto. Lo conosco. E so che è più probabile che abbia detto troppo che non troppo poco. Ho solo alcune domande. Ti ascoltiamo. A sentire il borgomastro, dopo la comparsa della strige, il re ha convocato molti saggi. È vero. Ma non dire strige, dice principessa. Meglio che davanti al re eviti certi errori e i guai che ne conseguono. Tra i saggi c'era qualcuno di noto? Di celebre? Sì, ce ne sono stati. Allora e in seguito. I nomi non li ricordo. E voi, signor Ostrit? No, rispose il nobile. Ma so che alcuni godevano di fama e rispetto, se ne è parlato tanto. Concordavano sul fatto che fosse possibile annientare il sortilegio? Segelin sorrise. Erano tutt'altro che concordi su qualsiasi argomento, ma questa opinione è stata espressa. Doveva trattarsi di un'operazione facile, che non richiedeva neppure capacità magiche. Da quanto ho capito, sarebbe bastato che qualcuno passasse la notte nel sotterraneo, accanto al sarcofago dal tramonto del sole al terzo canto del gallo. Un gioco da ragazzi, sbuffò Velerad. Vorrei sentire una descrizione della principessa. Velerad si alzò di scatto alla sedia. La principessa ha l'aspetto di una strige, urlò. Dalla strige più strigesca che abbia mai sentito parlare. Sua Altezza, la figlia del re, quella maledetta bastarda, è alta 4 cubiti. Ricordo un barile di birra, alla bocca che va da un'orecchio all'altro, piena di denti aguzzi, come stiletti, occhi scarlatti e irsuti, capelli rossicci. Le zampe anteriori artigliate come quelle di un gatto selvatico le penzolano fino a terra. Mi stupisco che non abbia ancora cominciato a mandare le sue miniature alle corti alleate. Ormai la principessa, che la peste la soffochi, ha 14 anni. È ora di pensare a darla in sposa a qualche principe. Dominati, borgomastro. Ostrit si accigliò, lanciando un'occhiata in direzione della porta. Segelin fece un lieve sorriso. La descrizione, sebbene così pittoresca, è stata abbastanza precisa. Ed era questo che preveva a signor Strigo, non è vero? Velerad ha dimenticato di aggiungere che la principessa si muove con incredibile rapidità e che è molto più forte di quanto si potrebbe dedurre dalla sua altezza e dalla sua costituzione.
Che abbia 14 anni è un fatto, per quanto importanza possa avere. Ce l'ha. Gli assalti hanno luogo solo durante la luna piena, disse lo strigo. Quelli fuori dal vecchio castello, sì, rispose Segelin. Al suo interno la gente è sempre morta, a prescindere dalle fasi lunari. Ma lei esce solo durante la luna piena, e non sempre. C'è stato almeno un caso di attacco di giorno? No, di giorno no. Divora sempre le vittime. Velerato sputò con violenza sulla paglia. Che il diavolo ti porti, Geralt! A momenti arriverà la cena. Pua! Le divora, le addenta, le abbandona. Ah, la cosa varia, probabilmente a seconda dell'umore. A uno ha solo staccato la testa con un morso, qualcuno l'ha sventrato, qualcun altro l'ha rosicchiato a puntino fino all'osso, si può dire. Figlia di puttana. Attento, Valerad. Di pure quello che vuoi sulla strige, ma non insultare Adda in mia presenza. Come non osi farlo in presenza del re, sibilò Ostrich. C'è qualcuno che sia sopravvissuto a un suo assalto? Chiese Ostrigo, apparentemente non prestando attenzione allo scatto del nobile. Segelin e Ostrich si scambiarono un'occhiata. Sì, disse il barbuto, proprio all'inizio, 6 anni fa. Si è gettata su due soldati di guardia alla cripta. Uno di loro è riuscito a scappare. In seguito c'è stato il mugnaio che ha attaccato nei pressi della città, ricordate? Aggiunse Velerad. Quarto capitolo. Il giorno seguente, a tarda sera, il mugnaio venne portato alla stanzetta sopra il corpo di guardia dove era stato alloggiato Ostrigo. A condurvelo fu un soldato che indossava un mantello col cappuccio. Il colloquio non ebbe grandi esiti. Il mugnaio era spaventato, farfugliava, balbettava. Per lo strigo erano più eloquenti le sue cicatrici. La strige aveva un'impressionante apertura mandibolare e i denti davvero aguzzi, tra cui i canini superiori lunghissimi, quattro, due su ciascun lato. Gli artigli erano sicuramente più acuminati di quelli dei gatti selvatici, sebbene meno ricurvi. D'altronde era grazie a ciò. Solo grazie a ciò che il mugnaio era riuscito a liberarsi. Terminato l'esame, Geralt fece un cenno di congedo al mugnaio e al soldato. Questi spinse fuori l'uomo dalla porta e si tolse il cappuccio. Era Foltest in persona. Siedi pure, non stare in piedi, disse il re. Non è una visita ufficiale. Soddisfatto il colloquio? Ho sentito che questa mattina sei stato al maniero. Sì, sire. Quando passerai all'azione? Alla luna piena mancano 4 giorni. Dopo la luna piena. Preferisci prima studiarla? Non è necessario. Ma una volta sazia la principessa sarà meno agile. La strige, maestro, la strige. Non trastulliamoci con la diplomazia. Soltanto poi diventerà una principessa. Del resto è proprio di questo che sono venuto a parlarti. Dimmi, in via non ufficiale, in maniera chiara e succinta, lo diventerà o no? E non nasconderti dietro nessun codice. Geralt si strofinò la fronte. Maestà, confermo che è possibile spezzare l'incantesimo. E se non sbaglio, basta davvero trascorrere una notte al castello. Il terzo canto del gallo, sempre che la sorprenda fuori dal sarcofago, eliminerà il sortilegio. Così di solito si procede con le strigi. È tanto semplice? Non lo è affatto. Tanto per cominciare bisogna sopravvivere la notte. Sono anche possibili eccezioni alla regola. Per esempio, che occorra non una notte, ma 3 consecutive. Ci sono anche casi, beh, disperati. Foltest ebbe un moto di stizza. Già! Alcuni me lo ripetono in continuazione. Bisogna uccidere il mostro perché è un caso inguaribile. Maestro, so certo che te ne hanno già parlato, no? Ti hanno chiesto di ammazzare le mangiauomini senza tante cerimonie, subito, e di dire al re che è stato impossibile fare altrimenti. Il re non ti pagherà, ti pagheremo noi. Un metodo molto comodo e a buon mercato, perché il re farà decapitare o impiccare Ostrigo e l'oro rimarrà nelle loro tasche. Il re farà davvero decapitare Ostrigo? Chiese Geralt con una smorfia. Foltest
fissò per un lungo istante Geralt negli occhi. Il re non lo sa, ma sarà meglio che lo strigo tenga in considerazione questa eventualità. Ora fu Geralt a rimanere in silenzio. Dopo un po' disse: ho intenzione di fare tutto quanto in mio potere, ma se andasse male difenderò la mia vita. Anche voi, sire, dovete tenere in considerazione questa eventualità. Fawcett si alzò. Non mi capisci, non si tratta di questo. È chiaro che se il gioco si farà duro lo ucciderai, che mi piaccia o no, perché in caso contrario sarà lei a ucciderti in maniera certa e irrevocabile. Non lo sbandire ai 420, ma non punire nessuno che l'ammazzasse per legittima difesa. Tuttavia non permetterò che l'ammazzino senza provare a salvarla. Hanno già tentato di incendiare il vecchio castello, le hanno tirato frecce, hanno scavato fosse, teso trappole e lacci, finché non ho fatto impiccare qualcuno. Ma non si tratta di questo. Maestro, stammi a sentire. Vi ascolto. Se ho ben capito, dopo il terzo canto del gallo non ci sarà più una strige. Che cosa ci sarà, dunque? Se è andato tutto bene, è una ragazza di 14 anni. Con gli occhi scarlatti e i denti a coccodrillo? Una normale ragazza di 14 anni, ma solo... Ebbene? Solo dal punto di vista fisico. Eccomi servito. E dal punto di vista psichico, tutti i giorni un secchio di sangue a colazione, un cosciotto di fanciulla? No. Dal punto di vista psichico, impossibile a dirsi. Credo che sarà a livello, che ne so, di una bambina di 3-4 anni, per un lungo periodo richiederà molte cure. È chiaro. Maestro, dite, potrebbe avere una ricaduta in seguito? Lo strigo tacque. Ah, potrebbe. In tal caso, se morisse dopo essere rimasta priva di sensi a lungo per parecchi giorni, occorrerà bruciare il corpo e alla svelta. Foltest si incupì. Però non credo che si arriverà a questo. Per sicurezza, sire, vi darò alcune indicazioni su come limitare il pericolo. Fin da ora, non è troppo presto, maestro, e se fin da ora lo interruppe Reeve. Può succedere di tutto, maestà. Può accadere che la mattina troviate nella cripta la principessa liberata all'incantesimo e il mio cadavere. Davvero? Nonostante la mia autorizzazione e la legittima difesa, alla quale mi sembra non ne è dato molta importanza. È una faccenda seria, maestà. Il rischio è grande. Perciò ascoltate, la principessa dovrà portare sempre al collo uno zaffiro, di preferenza un'inclusione appeso a una catenina d'argento, sempre, giorno e notte. Che cos'è un'inclusione? Uno zaffiro con una bollicina d'aria all'interno della pietra. Inoltre, di quando in quando bisognerà bruciare rami di ginepro, ginestra e nocciolo nel camino della sua stanza da letto. Foltest si fece pensieroso. Grazie dei consigli, maestro. Li seguirò se... Ma adesso sta a te ascoltarmi attentamente. Se constaterai che è un caso disperato, uccidila. Se spezzerai l'incantesimo ma la ragazza non sarà normale, se avrai anche il minimo dubbio di non essere riuscito del tutto, uccidila ugualmente. Non avere paura. Non avrai nulla da temere da parte mia. Ti griderò contro davanti alla gente e ti caccerò dal castello e dalla città, nient'altro. Naturalmente non ti darò nessuna ricompensa, ma forse qualcosa riuscirai a rimediare. Tu sai da chi. Rimasero un istante in silenzio. Geralt. Era la prima volta che Foltest si rivolgeva allo strigo per nome. Vi ascolto. Quanto c'è di vero nella diceria che la bambina è nata così e non altrimenti perché Adda era mia sorella? Non molto. Bisogna che qualcuno lanci un incantesimo. I sortilegi non si lanciano da soli. Ma penso che in qualche modo il legame con vostra sorella sia stata la causa dell'incantesimo e dunque anche di questa conseguenza. Lo pensavo anch'io. È quello che hanno detto alcuni saggi, se non tutti. Geralt, come hanno origine queste cose? Gli incantesimi, la magia? Non lo so, maestà.
Sono i saggi a occuparsi dello studio di queste cause e di certi fenomeni. A noi strighi basta sapere che essi possono essere provocati da una volontà concentrata e come combatterli. Uccidendo? Il più delle volte. Del resto è per questo che il più delle volte ci pagano. Sono in pochi a chiederci di spezzare incantesimi, maestà. Di regola la gente vuole semplicemente difendersi da un pericolo. Se poi un mostro ha qualcuno sulla coscienza, interviene anche la motivazione e la vendetta. Il re si alzò, fece alcuni passi dalla stanza e si fermò davanti alla spada appesa alla parete. Con quella? Chiese, senza guardarlo. No, quella è per gli umani. Ne ho sentito parlare. Sai una cosa, Geralt? Verrò con te nella cripta. È escluso. Foltest si girò con gli occhi sfavillanti. Mago, sai che non l'ho mai vista, né appena nata né dopo. Avevo paura. Potrei non averne più l'occasione, non è vero? O almeno il diritto di vedere come la ucciderai. Lo ripeto, è escluso. Significa morte sicura, anche per me. Se la mia attenzione e la mia volontà si indeboliscono. No, maestà. Foltest si girò e si avviò verso la porta. Per un attimo Geralt ebbe l'impressione che sarebbe uscito senza dire una parola, senza un gesto di commiato. Ma il re si fermò e gli lanciò un'occhiata. Mi ispiri fiducia, anche se so che razza di furfante sei. Mi hanno raccontato che cosa è successo alla taverna. Sono sicuro che ho ucciso quelle canaglie unicamente per far parlare di te, per spaventare la gente, per spaventare me. Mi sembra evidente che avresti potuto dare loro una lezione senza bisogno di mandarle all'altro mondo. Temo che non saprò mai se andrei a salvare mia figlia o ucciderla. Ma acconsento, devo acconsentire. Sai perché? Geralt non rispose. Perché penso che soffra, non è così? Lo strigo fissò i suoi occhi penetranti sul re. Non annuì, non chinò la testa, non fece il minimo gesto, ma Foltest capì, conosceva la risposta. E dunque, ragazzi, spero che vi abbiate apprezzato questo. Ragazzi, ragazze, donne, uomini, spero che abbiate apprezzato questo nuovo episodio e ci vediamo alla prossima. Dai.